Perfetto. Dove voglio? So che sta là. Allora, talloni sotto la linea perpendicolare delle spalle, le punte a 45 gradi, leggera antiversione e scendo giù con i gomiti all'interno dei gomiti, cioè i gomiti all'interno delle ginocchia, spingo fuori e eseguo degli oscillamenti destra e sinistra, cercando di mantenere lo sguardo alto, guardando avanti, così non piego la schiena in avanti. Quindi mantengo questa tensione all'interno delle ginocchia con i gomiti, posiziono la mano sinistra sotto la linea perpendicolare alla spalla, braccio forte, pettorale dorsale attivo, addominale contratto, la punta del piede verso l'alto, rientro. Poggio la mano destra, fuori, rientro, poggio la mano sinistra, rientro, mano destra, braccio teso, ok, da questa posizione tutte e due le mani sotto la linea perpendicolare alle spalle, faccio un balzo dietro col bacino, punto le anche a terra, attivo i glutei. Le spalle sono depresse, lontano dalle orecchie, glutei attivi. Spingo in alto, faccio una sorta di V, spingo braccio destro, braccio sinistro, oscillo. Schiaccio in avanti, le anche, i piedi sono aperti verso l'esterno, braccia tese, spalle sempre depresse. Adesso schiaccio prima con l'anca a destra e il piede destro si allinea. Rientro, sinistro. Le spalle sono sempre e lo sguardo sempre frontale. Solo le anche ruotano. Da qui, da questa posizione, vado dietro, mi vado a sedere sui talloni, avvicino un po' le mani e oscillo con le anche. Mentre le braccia spingono dietro, le anche oscillano destra e sinistra. Da questa posizione vado avanti con un piede in linea, ginocchio e piede, piede dietro lo stesso in linea col ginocchio. Mani sui fianchi. Anteroversione, il piede davanti rimane a terra, retroversione, attivo il gluteo, spingo, guardo in alto. Uno, due, fuori. Uno, due, fuori. Cambio piede, sempre in linea, davanti. Stesso lavoro, anteroversione, retroversione, il gluteo attivo, spingo, guardo in alto. Più possibile avanti. Il femorale deve appoggiarsi sul polpaccio. Cambio. Questa volta vado in diagonale. Piede a 45 gradi. Questa volta posso guardare avanti. Anteroversione, retro. Quando spingo il piede che è dietro va a martello. Uno, due, fuori. Piede a martello. 1, 2, piede a martello. 1, 2, cambio piede, 45 gradi a sinistra, stesso lavoro, anteroversione, retro, spingo, piede a martello. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, cambio, ritorno con le ginocchia sotto, mani sotto le spalle, effetto delle S con la spina dorsale, inspiro, espiro, inarco la schiena, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori.
dentro, fuori. Avvicino le mani di un palmo ed effetto lo stesso lavoro. Dentro, braccia tese, fuori, in alto. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio, sposto le mani due palmi verso l'alto. Stesso lavoro, braccia tese, spalla sempre ben agganciata. Dentro, in arco, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio, riporto le mani sotto le spalle. Questa volta unisco le ginocchia, incollo ginocchia e piedi tra loro. Braccia tese, mentre espiro scivolo su un fianco, le gambe rimangono incollate. Rientro, fuori. Rientro, fuori. Rientro, fuori. Rientro, fuori. Rientro, fuori. Rientro, fuori. E ci cavo questa volta. Mi vado a sedere. Da questa posizione i piedi rimangono a terra, le ginocchia si aprono, quindi vado in esterno. Gluteo attivo, braccio vicino all'orecchio. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Il ginocchio sinistro si solleva, va a fianco la mano sinistra, il piede va a martello. Sposto il peso sulla gamba destra, poggio la mano aperta a terra dietro il piede destro. E qui ora con il gluteo che va avanti, il gluteo sinistro, spingo verso la parete. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio. Torno al centro, ginocchio, ginocchio, vado dall'altra parte. Mi siedo, spingo in alto, apro le ginocchia verso l'esterno, braccio vicino all'orecchio. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio, porto il ginocchio destro dietro la mano destra, piede a martello. Sposto il peso sul piede sinistro, la mano sinistra va aperta, a fianco il piede sinistro, contraggo il gluteo destro, spingo verso la parete. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio, torno di nuovo al centro. Questa volta prendo una mano, ruoto le dita ben aperte verso di me e appoggio sempre sotto la spalla. Il peso va avanti, inspiro, espiro, vado dietro. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio mano, ruoto l'altra, dita sempre ben aperte, giù, spingo avanti, inspiro, vado dietro, espiro. Respiri lunghi. Quanto è il movimento? Fuori. 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 Cambio mano. Questa volta posizione il dorso a terra. Con tutte le dita che toccano terra. Il braccio sinistro rimane teso, il gomito destro scivola in avanti. Con la spalla che si allontana
la scapola che si abduce. Cosa faccio? Un movimento intrarotatorio, riaggancio la spalla, adduco la scapola, chiudo il gomito. La mano rimane sempre a terra e il polso a terra. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio. L'altra mano, sempre le unghie che toccano terra, il braccio destro rimane teso, scivolo avanti col gomito, intraruoto, aggancio bene la scapola e la spalla. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio. Mi posiziono con la tibia frontale, piede che chiude, che viene chiuso dal ginocchio opposto, piede a martello dietro. Sono dritto, posiziono la mano con le dita dietro, rivolte verso l'esterno. Qui spingo con il gluteo, quindi sollevo il bacino, spingendo con il gluteo, espiro fuori. Rientro, piede più a martello dietro. Dentro, come se mi volessi andare a sedere, adesso risollevo il gluteo destro, schiaccio giù come se volessi sedere, risalgo. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio, ruoto la mano, la posiziono di lato, attivo la catena anteriore addominale, piede al martello, ruoto e mi trovo dall'altra parte. Tibia frontale, ginocchio che piede, chiude il piede, piede a martello dietro, sinistro. Le dita verso l'esterno e guardano dietro. Sono dritto, da questa posizione, ancora una volta, gluteo sinistro spinge. Fuori. 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 Qua mi provo a sedere, qua fuori, 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 cambio da questa posizione, risalto. Ok, questo è già basta. Ah, lo scorpio che secondo me per te è fantastico. Allora, lo faccio vedere. Allora, vado giù, lo puoi fare lì. Attivi i dorsali, quindi su, cado, io cado a sinistra, adesso allineo i piedi sotto il mio campo visivo, li devi vedere entrambi a martello, faccio un balzo col bacino in avanti, bam, sollevo il piede e vado dietro, ora grazie ai piedi a terra e alla spalla sinistra mi sollevo, quindi sono su, il movimento che dovrò fare col bacino sarà avanti, in alto e ruoto dietro, quindi come se spingo mi volessi ruotare, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, cambio. Mi ruoto, ti faccio vedere anche questo lato qui. Quindi attivi i dorsali, io adesso allini i piedi, balzo col bacino in avanti, il piede sopra va dietro, mi sollevo, da questa posizione spingo avanti, in alto e dietro, dentro, fuori, dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio. Visto che mi trovo già in questa posizione, porto le mani a croce, le ginocchia nel collo, lo sguardo sempre in alto, spingo giù le ginocchia senza staccarmi. Inspiro, fuori.
Inspiro, fuori. Inspiro, fuori. Inspiro, fuori. Inspiro, fuori. Inspiro, fuori. Inspiro, fuori. Cambio, porto le mani in alto, sempre più da staccare dalla terra. Sollevo un piede e lo posiziono sopra il ginocchio opposto. Spingo in alto col bacino, giù col ginocchio opposto. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Cambio, giù il piede destro, sul piede sinistro, aggancio sopra. Spingo in alto col bacino, fuori respiro. Fuori. 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 Poi giù tutti i piedi a terra vicino ai glutei, mi vado ad afferrare le caviglie con le mani. Mentre respiro, spingo su in alto, gli addominali sono sempre tesi, non spingono fuori, quindi un bel libro dentro e la catena anteriore che spinge su dentro sulle ampie dentro fuori dentro fuori dentro fuori dentro